Yeah.
destinatari dell'Eucaristia, noi come popolo cristiano, e quello è ministro dell'Eucaristia, ma non padrone. Chi celebra l'Eucaristia è il Signore Gesù che offre se stesso al Padre per i nostri peccati. Ma quando fu celebrato la prima Eucaristia nel cenacolo? Nella notte in cui fu tradito, come dice l'Apostolo. Thank you.
ogni giorno non vedo da Dio una vittima, ogni giorno ne ho una giovane. Perché questa è la loro forma religiosa, probabilmente sincera, ma certamente aberrante. E ovunque, anche nei paesi, nei romani, comunque c'è questa religione che si offre da Dio. Ancora oggi, nell'Islam, una volta all'anno, ogni famiglia fa sacrificio a Dio di un piatto di un capretto. Questo è un fatto universale. Soltanto le società atee non hanno questo. La società atea del passato non ce ne sono state. E comincia a esserci in quella. Gesù cosa fa? Rispetto a questa frase, Gesù si indigna. Non ha detto nulla. Lo stesso Israele aveva sacrificio cruento ogni giorno. E poi gli olocausti in certe occasioni. Gesù non ha detto una parola. Ricordate dove era il Marazzo quando parla del sacrificio di Figenia, dice la famosa frase, la cosa giusta, canto una religio poco e ti suadere ma loro. Ecco, una religione è Dio, vince la gente di queste cose non pace. Gesù dice questo, ma Gesù fa un'azione, nella quale è un'azione che sta nella quale io dovessi portare la gloria del capo e la frase strutturata da tutti i miei seguiti. Gesù fa, non cancella il sacrificio con le società. Gesù lo rovescia, non è l'uomo che offre qualcosa a Dio, è Dio che offre se stesso a noi. Lui che è Dio e l'uomo offre se stesso a noi. Per il nostro peccato, in remissione dei peccati. È la più grande rivoluzione culturale che sia mai stata fatta. Altro che il libretto rosso di Mao, o la presa della Bastiglia, o l'assalto al palazzo di Inverno, magnificati come grandi eventi rivoluzionari. Sono robe insignificanti rispetto a questa rivoluzione mentale che Gesù ha fatto. È Dio che lo fa. Allora si capisce il discorso che gli ha chiesto.